giovani. Io vi ricordo che il progetto dell'Entella è quello di fare una squadra forte in Lega Pro che sia basata fondamentalmente sui giovani, giovani del nostro settore giovanile, ma anche giovani che provengano da altre società. E quindi, insomma, questo è un segnale di conferma di quello che è il progetto dell'Entella. Volevo fare un attimo un quadro generale della situazione del calcio, nel senso che l'obiettivo mio, del press e di Matteo Superbi è quello di creare una società che sia elastica e sia capace ad adattarsi al mercato, fondamentalmente per due motivi. Ora noi ci troviamo davanti a riforme strutturali che ci prospettano diversi scenari, tra cui quello della Lega Pro Unica, quello dei tre gironi, 2-11-1, 2-11-2, quello della possibilità che l'Entella rimanga in Lega Pro seconda divisione. E quindi c'è la necessità di avere una struttura capace di prendere decisioni veloci, snelle, di prepararsi con dei doppi binari, tripli in questo caso, a cambiare velocemente l'organizzazione e le decisioni da prendere. Quindi in questi giorni abbiamo poi deciso di anticipare questa scelta, anche se era già stata fatta, di comunicarla, perché comunque abbiamo la necessità di prendere decisioni rapide. Probabilmente nel giro di un paio di mesi la nostra storia come società potrà cambiare in diverse direzioni, vogliamo essere pronti. Inoltre voglio parlare anche di mutamenti tecnici, perché chi osserva le partite dell'Entella al comunale, chi osserva il calcio europeo, chi osserva Guardiola, Bielsa, capirà che ci sono mutamenti tecnici dovuti in parte a un discorso culturale e dovuti in parte anche ai campi sintetici. Non per questo l'Entella, non per niente l'Entella gioca un tipo di calcio in casa e, ahimè, un tipo di calcio in trasferta più difficoltoso. Quindi ci sono anche queste riflessioni più globali da fare sulla situazione del calcio. Cosa vogliamo fare noi per essere preparati a queste diverse situazioni? Ora, delle strutture ha parlato il Presidente. Io voglio parlare della rete di osservatori che da quest'anno, guidata da Grammatica, copre tutto il territorio italiano, in qualche caso anche fuori dal territorio italiano. Questo è fondamentale per noi, per andare avanti sul progetto giovani. Dobbiamo cercare di trovare ragazzi interessanti, spesso di anticipare le grandi squadre che hanno poi facilità, se si mettono sul campo con noi a parità di tempi, a prendere i giocatori forti. Quindi per questo motivo siamo già partiti da un anno con il lavoro di Andrea Grammatica che sta dando degli ottimi frutti, e quindi abbiamo questa rete di osservatori sul territorio che, sono convinto, ci porterà dei risultati. Abbiamo il settore giovanile che, per essere dare una valutazione precisa, io direi che è in linea con le squadre di Lega Pro prima divisione, cioè tutti i campionati che importanti, tutti i campionati, quindi Beretti, allievi nazionali, giovanissimi nazionali, siamo in linea con le società di Lega Pro prima divisione, siamo leggermente, anzi siamo davanti alle squadre di seconda divisione. Quindi questo spero che sia di buon auspicio anche per la prima squadra, però se dobbiamo dare un'ubicazione in questo momento al nostro settore giovanile, penso che questa sia la più corretta. Abbiamo in questo momento anche un'organizzazione aziendale, ne ha parlato il Presidente, fatta di 80 persone che lavorano per l'Entella. Ora, io penso che la mia nomina sia stata necessaria anche per questo motivo, cioè bisogna coordinare tutte le varie funzioni aziendali, e anche qua, come per quanto riguarda le decisioni tecniche, c'è bisogno anche di decisioni strategiche prese velocemente. Io sono qua sul territorio, vivo qua, il press è spesso in giro per il mondo, quindi probabilmente serviva una persona che, facendo riferimento a lui, fosse sul territorio, potesse valutare le situazioni e coordinare tutte le funzioni aziendali. Sono in questo momento le componenti fondamentali dell'Entella. Dal punto di vista personale, permettetemi un minuto, questa è la realizzazione di un sogno. Io sono nato in Tegliano grazie a mio padre, sono cresciuto nell'Entella, sono stato tifoso dell'Entella in Serie C in gradinata, ho esordito a 16 anni nell'Entella, poi sono andato in giro a giocare a pallone, adesso sono tornato nella squadra della mia città. Quindi ovviamente dal punto di vista personale, emotivo, è un sogno che si realizza.
Oltre a un discorso personale, vorrei fare un discorso, allargarlo un po' sul territorio, nel senso che con il Presidente, siamo d'accordo di valorizzare, le persone che vivono, che hanno radici nel territorio, quando è possibile, sia dal punto di vista dei giocatori, dello staff tecnico. Quest'anno è stata fatta l'operazione di Michele Russo, che ha dato ottimi risultati, ma non mi riferisco solamente a un discorso prettamente tecnico, prettamente di campo, ma anche per quanto riguarda le funzioni che possono essere di contorno a quello che succede nel campo. Quindi sa un occhio di riguardo per le persone che lavorano nel territorio e quindi la valorizzazione delle persone che hanno le radici qua. Questo è ovvio, può diventare un valore aggiunto perché lega la città alla squadra. E penso che questa nostra il modo di vedere le cose influisca in minima parte anche nel calore che la gente sta esprimendo adesso nelle nostre gare interne. Andremo avanti su questa strada, questo sarà uno dei principi che ci ispireranno nei prossimi anni. Penso che i 4 anni di esperienza fatti nella Virtus Entella, in cui ho conosciuto un po' tutti gli angoli di questa società, ho fatto responsabile del settore giovanile, ma ho preso parte nei momenti più importanti alle riunioni delle decisioni in cui venivano prese decisioni strategiche. Ho fatto di tutto, ho guidato pulmini con Walter una volta che c'è stata un'emergenza, ho pulito gli spogliatoi tra 2 partite, quando non eravamo ancora così organizzati come adesso. Conosco un po' tutti gli anfratti della società. Questo è sicuramente un bagaglio importante che mi porterò avanti, che mi potrà aiutare in questo lavoro. La continuità la voglio associare al miglioramento, perché il Presidente l'ha solo accennato, però io voglio ricordare a tutti che in questi anni la Virtus Entella ha sempre migliorato il suo risultato sportivo, oltre che l'organizzazione della società. Cioè, se voi guardate tutti i risultati dal giorno dell'insediamento del Presidente Gozi, voi vedete che comunque c'è stata una promozione, un anno di transizione nella categoria superiore, una promozione, poi un anno di transizione, adesso stiamo sognando i playoff. Quindi migliorarsi non sarà facile, perché se guardiamo dove siamo adesso, ci troviamo davanti a un obiettivo difficilissimo, quello dell'anno prossimo, di fare ancora meglio. Penso che questa decisione del Presidente, il fatto di voler continuare ad andare avanti, sia legata anche a questo fatto. Ci rendiamo conto della difficoltà di quello che stiamo facendo. Siamo consapevoli di dover essere bravi, molto bravi, sempre più bravi, perché ovviamente siamo in un mercato molto competitivo, molto difficile, e quindi insomma, ci sarà bisogno di tutti. In questo senso vorrei chiudere parlando un po' di quelle che sono le modalità di lavoro mie e di Matteo Superbi, che abbiamo giocato insieme, abbiamo una cultura del lavoro simile. Quello che mi preme e che mi dà fiducia per il futuro è la compattezza che questa società sta trovando. Cioè, io sento intorno a questa mia promozione una grande stima da parte di tutti, tutte le persone che hanno convissuto con me questi anni, queste stagioni. A partire dalla Colmata, dove comunque mi sono formato in questi anni, al Comunale che mi ha accolto in questi ultimi mesi con grande calore, all'Entella Point che è diventato anche lui un punto di riferimento dell'Entella. Penso che tutti noi del mondo del calcio sappiamo le difficoltà delle stagioni calcistiche, le abbiamo assaporate in questi anni, abbiamo vissuto momenti molto molto difficili, ora siamo in un momento splendido, sappiamo che ci saranno altri momenti difficili. Quello che mi dà la forza di andare avanti è che nei momenti difficili in questa società tutti hanno sempre soffiato nella giusta direzione, tutti hanno dato una mano, tutti hanno cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno invece che mezzo vuoto. Quindi con questa forza, la forza dell'Entella, di queste 80 persone che lavorano nell'Entella, di questo pubblico che ci ha sostenuto domenica, io sono convinto che andremo ancora avanti a migliorarci.